Seed cosa significa in inglese? Significa seme. Il seme cosa fa? Il seme è all'origine della vita. Be very clear, there is no architecture without people. Same with the opera house. You can sit on the roof, you can touch it, you can lay down on it, you can have your lunch on it. And that moment when you're sitting on something and you're touching it is yours. I think the seed would be beauty. If it doesn't carry the quality of beauty, it won't persuade anyone. The Blocks building is really about creating an international hub for the green transition. When we move out internationally, we can scale this. So we can actually say a small building we did in Jutland as a school has a very low impact on carbon. And how do we use that knowledge to create, let's say, the world of Volvo in Gothenburg? It's a wooden structure. Qui tra un po' parleremo di un futuro felice, un futuro che merita essere vissuto, che ci fa venire la voglia di avanzare un piede per calcarlo, per andare a vedere come sarà. Shock servono a farci prendere coscienza, certo, di determinate difficoltà. Nel nostro modo di progettare abbiamo sempre, forse abbiamo iniziato nel 98, a pensare in modo diverso, a pensare green. Tutti i nostri progetti hanno questo tema, anche questo piccolo manufatto è un manufatto che è autosufficiente, per esempio da un punto di vista energetico. I ghiacciai che sono qua, che fondono, perdono acqua, crollano, arrivano a valle e la loro acqua arriva fino al mare, quindi è un tutt'uno, siamo parte di un unico sistema del quale noi dobbiamo sentirci parte integranti e sapere che le nostre piccole azioni, anche se ci sembrano piccolissime, in realtà hanno un riflesso anche poi a scala ampia. Il carattere dominante delle architetture è dato dal contesto che colpisce l'occhio dell'artista. Che cosa è successo? Perché questa distruzione del bello, no, che era la chiesa, ed è soprattutto del sentimento del sacro. È una trasformazione avvenuta con la nostra generazione. Che ci piaccia o che non ci piaccia, l'architettura è sempre un testimone del proprio tempo.